Oggi ringrazio Officina Animata per avermi offerto questo bellissimo cortometraggio che celebra un po' il Natale in esclusiva per il mio canale. Vi lascio a un'introduzione di colui che ha creato Officina Animata e quindi che ha messo in piedi tutto ciò. Un video introduttivo di Officina Animata, poi il corto e poi un altro brevissimo video dove potete scoprire i progetti ai quali stanno lavorando. Buona fine e buon principio. Salve a tutti, mi chiamo Remo Messina e sono l'art director di Officina Animata Studio, uno studio cartunistico 3D, ma anche casa editrice. L'anno scorso abbiamo realizzato un libro, Il meraviglioso mondo di Gufo Astronomo, è un bellissimo fantasy che troverete che potete trovare su amazon.it ed è anche una bellissima lezione di vita ed anche una lezione di astronomia per i vostri ragazzi. La fascia età è 8+. Dopo il libro abbiamo pensato di realizzare un cortometraggio animato su uno dei personaggi di questo libro, Alfredo Benjamin. Il corto si chiama Alfredo Benjamin del filtro antimagia. È totalmente gratuito, a vostra disposizione, accompagna il libro e vi auguro una buona visione. Un abbraccio a tutti. Santa cipolla, Valvolino, per le barbe dei barbagianni, la magia è alta questa notte. Non mi permette di osservare le stelle senza fare giochi bizzarri. Domani mattina ne parlerò con il Gran Consiglio della Magia. Non ci posso credere. Per tutti i formaggi della valle mi ha convocato Serafino, il mastro libraio in persona. Che emozione! Non vedo l'ora di scoprire cosa avrà da dirmi. E poi
Una bella passeggiata in città mi ci voleva proprio. Oh, ma qui in città sono già pronti gli alberi di Natale. Eh già, manca davvero poco. Eccoti. Caro Alfredo Benjamin, sono contento di rivederti. So di averti buttato giù dal letto, ma c'è una questione da risolvere in un colpo di coda. Per tutte le scaglie di formaggio, in cosa posso essere utile? Utile? Direi indispensabile. Vedi, Alfredo, un mio carissimo amico, l'osservatore stellare Gufastronomo. Gufastronomo? Sì, proprio lui. È in grave difficoltà. Non so come e perché, ma la sua casa osservatorio è invasa da una forte corrente magica che gli impedisce di guardare le stelle e anche la nostra luna. Serve creare un filtro antimagia per poter abbassare la magia e far sì che la scienza progredisca. Un filtro antimagia? Per costruirne uno mi serviranno almeno 3. Hai tempo entro domani mattina, caro Alfredo. Ma io... Stiamo parlando di Gufastronomo, non di miele e formaggio. Bene, bene. Allora cosa stai aspettando? Vai a casa a prepararlo. Ti aspetta un bel viaggetto verso casa di Gufastronomo. Ah, visto che hai un figlio piccolo, portalo con te. Sono certo che sarà un bel regalo di Natale. C'era quella pietra magica che potrebbe fare al caso nostro. Eccola! Allora, la prima cosa da fare è estrarre lo spiritello dormiente. Non lo conosci il detto? Non svegliar lo spirito che dorme? Ho bisogno di te. Devo creare un filtro antimagia. Me ne lavo la barba. Buonanotte. Aspetta, aspetta! Non ricordavo che fossi così antipatico. Ora capisco perché sopra ci fosse l'etichetta SC Orbutico. Forse se premo questo tasto qui e poi muovo la manopola un po' a sinistra... Non ricordavo che fossi così antipatico. Gnè. Chi non lo sarebbe? Ha interrotto il mio sonno lungo secoli. Mi spiace, ma ti ripeto, è veramente importante. Gufo Astronomo non può aspettare oltre. Chi? Il più grande astronomo di tutti i tempi. Tutti gli spiritelli ti invidieranno non appena sapranno chi hai aiutato. Dovrai ridurre la magia attorno alla sua casa osservatorio. Una bazzeccola per un grande spirito come te. Se vuoi che ti aiuti, dovrai rispondere a una domanda fondamentale. Esistono ancora le cipolle? Le cipolle? Per tutte le barbe dei barbagianni, proprio a me doveva toccare un filtro pazzerello. Allora, buonanotte, spiritello.
Ah, il Natale. La festa della famiglia e dei bambini. Chissà cosa regalerà Babbo Natale al mio topino.